8 gennaio 1904. Il Giappone attacca di sorpresa la fortezza di Port Arthur. I 30.000 difensori russi di Port Arthur resistono per 5 mesi all'intenso fuoco dei cannoni dei giapponesi, comandati dal generale Nogi. Negli assalti, i giapponesi perdono 60.000 uomini. Primo gennaio 1905. I russi sono costretti a capitolare. Il generale Nogi riceve l'atto di resa dal generale russo Stossel. La notizia della vittoria è accolta con entusiasmo in Giappone. Anche a Londra i giornali annunciano con soddisfazione che il cavalleresco piccolo Giappone ha umiliato l'orso russo. Maggio 1905. La flotta russa, partita 7 mesi prima dal lontanissimo Mar Baltico, dopo aver circumnavigato l'Africa, giunge nei pressi dell'isola di Tsushima. Qui, il 27 maggio, è attaccata e distrutta dalla flotta nipponica, comandata dall'ammiraglio Togo, che è stata interamente costruita nei cantieri inglesi. Solo 2 navi russe scampano alla distruzione. Dopo le 2 clamorose vittorie, il generale Nogi e l'ammiraglio Togo sono ricevuti dall'imperatore Mitsuhito. La guerra russo-giapponese, nella quale per la prima volta le armi europee sono state sconfitte da quelle di uno stato asiatico, si conclude con la pace di Portsmouth nel settembre del 1905. Mediatore delle trattative è il presidente americano Theodore Roosevelt. Per la seconda volta gli Stati Uniti intervengono nella politica del Giappone. La vittoria assicura al Giappone Port Arthur, il Kwantung e la parte meridionale dell'isola di Sakhalin. Alla Cina viene restituita la Manciuria, dove tuttavia i giapponesi si assicurano il controllo dell'importante ferrovia Port Arthur-Changchun. Infine, la Corea diventerà dominio diretto del Giappone nel 1909.